Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Olarewaju Kayode versione TOTS, attaccante nigeriano dell'Austria-Vienna che a parer mio è indubbiamente il giocatore bronzo più forte del gioco ed è anche uno dei giocatori più forti del gioco contando tutti i giocatori presenti in FUT, perché è davvero una bestia. Mi ha segnato più di 3 gol a partita e mi è divertito davvero troppo. E costa anche, tra virgolette, poco, perché al momento costa 8.000 crediti. E davvero vi consiglio di comprarlo, perché comunque sembra difficile da ibridare perché gioca in un campionato di merda come la Bundesliga austriaca, ecco, però comunque lo potete ibridare come ho fatto io, mettendo Musa attaccante, Martins CoC, che anche se fa abbastanza schifo vederlo rende davvero molto, poi fare un centrocampo full Nigeria, tranne Remenko che va della doppia Musa, e quindi mettere Obi e Onazi e poi continuare il tutto con una difesa della Serie A e è il terzino destro del CSKA Mosca. Infatti ho messo Mario Fernandes. È davvero un giocatore molto molto forte, vi consiglio di provarlo. Guardiamo subito le statistiche sulla carta. Troviamo 64 overall, 94 velocità, 76 dribbling, 70 tiro, 35 difesa, 55 passaggio, 64 fisico. Passiamo adesso alle sue statistiche in game. Il 94 di velocità diventa 90 accelerazione e 96 velocità scatto. Velocità assolutamente un pro, è davvero velocissimo, secondo me è tra i più veloci in questo gioco. In game sembra anche più veloce di un Aubameyang. Passiamo adesso al dribbling. Il 76 sulla carta diventa 95 agilità e 85 equilibrio, 52 riflessi, 73 controllo palla e 74 dribbling secco. Il 95 di agilità e l'85 di equilibrio sono dei valori assurdi, lui praticamente non cade mai, quindi vanno anche a compensare il suo fisico che non è tra i migliori. È davvero, è un qualcosa di assurdo. Infatti anche il dribbling è un pro perché salta davvero i giocatori come dei birilli. Passiamo adesso al tiro. Il 70 sulla carta diventa 78 posizionamento, 73 finalizzazione, 70 shot power, 60 long shot, 52 tiri al volo e 81 calci di rigore. Il tiro è un altro pro perché davvero non sbaglia nulla, mi ha fatto davvero troppi gol per non mettere il tiro tra i pro. I valori difensivi non ci interessano, c'è solo il 73 di precisione di testa, che per un giocatore del genere è praticamente inutile perché con lui non giocherete mai di testa, ma tenderete a correre, a servirlo con un lancio lungo oppure a scattare la difesa e poi andare a finalizzare l'azione. Passiamo adesso al passaggio. Il 55 sulla carta diventa 52 visione, 43 cross, 34 precisione su punizioni, 64 passaggi corti, 62 passaggi lunghi e 41 di effetto. I passaggi lasciano molto a desiderare, però comunque non me la sento di inserirli 3 contro perché comunque lui non è il giocatore con il quale fare passaggi. Però va, c'è da dire che questo 41 di effetto è un valore troppo troppo bugiardo, perché lui i tiri a giro ne sbaglia davvero pochissimi, ha fatto davvero molti gol a giro, quindi il tiro a giro anche con questo 41 è un pro perché è davvero ottimo. Come ultimo valore da analizzare c'è il fisico. Il 64 sulla carta diventa 84 elevazione, 75 stamina, 54 forza fisica e 65 aggressività. Il salto è un valore molto buono che però non vado a inserire nei pro perché comunque è utile anche per fare le sponde. Quando farete un lancio lungo col portiere lui riuscirà molto spesso a sfondare. Mentre invece la stamina è molto buona, lui a fine partita riesce ancora a sprintare, riesce ancora a scattare davvero senza problemi. Il resto del fisico, diciamo, non è un attaccante molto molto fisico, però si compensa con il 95 di agilità e l'85 di equilibrio, quindi non lo inserisco nei contro. Possiamo adesso fare un riepilogo di pro e contro, le pro troviamo la velocità, il dribbling e il tiro a giro, beh, se sempre compreso nel tiro. Tra i contro troviamo solo il campionato, che però è un contro tra virgolette su cui ci si può passare solo perché si ibrida molto facilmente con altri attaccanti nigeriani, appunto come ho fatto io. Come voto finale ho dato 9 perché è davvero un giocatore troppo troppo forte, vi consiglio di provarlo perché vi divertirete davvero moltissimo. E lui è il giocatore bronzo più forte del gioco ed è tra i giocatori più forti del gioco contando tutte le carte presenti in FUT. Detto questo video può finire qui, mi raccomando lasciate un bel mi piace, un bel commento dicendomi come avete trovato Kayode, se l'avete provato. Ed Erco per lo staff del Ultimate Team, FIFA Italia è tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!